Allora, poco più forte se riesci a parlare. Aspetti, le do il via. Mi chiamo Ignazio Buttista e sono un docente dell'Università di Palermo. Questa mattina ho ritenuto opportuno, piuttosto che recarmi alla cerimonia di inaugurazione della nostra delega, alla quale era presente il Presidente del Consiglio, partecipare alla manifestazione insieme ai ragazzi del collettivo universitario, del collettivo studentesco, perché ritenevo che fosse giusto e opportuno che anche il corpo docente fosse un segnale di partecipazione e solidarietà in un momento in cui l'università viene fortemente penalizzata dal governo nazionale, dalle politiche del governo nazionale e poi in particolar modo le università del Medicese. Al di là del fatto che ho amaramente riscontrato l'assenza sostanziale del corpo accademico, ad eccezione di qualche collega, per esempio il mio amico il professore Guerrazzi, ho trovato invece in piazza appunto alcuni studenti universitari e molti studenti della scuola. Insieme a questi ci siamo avviati lungo la via Macheda, secondo un percorso tracciato autorizzato, e giunti in prossimità di Piazza Massimo, in realtà prima della via Antonio Amico, siamo stati fermati dalla polizia in tenuta antisommossa, che all'avvicinarsi del corteo, che recava esclusivamente uno striscione, nessuno dei ragazzi portava con sé nessun corpo contundente, o caschi o altri tipi di protezione, sono stati aggrediti a manganellate. Abbiamo cercato di passare, di superare questo sbarramento e hanno reagito a manganellate, come si può intravedere nel video che ho contestualmente ripreso. Le mie considerazioni sono quelle di possibilità oggi di manifestare sotto il dissenso, visto che in una cerimonia come quella odierna, che doveva essere comunque un'occasione di dialogo e anche di confronto, è stato impedito alla cittadinanza, a chi voleva, di protestare davanti, di esprimere il proprio dissenso dinanzi al Presidente del Consiglio, al Rettore e a tutti gli altri componenti dei vertici dell'Accademia Palermitana.